Il termine greco kenosis significa letteralmente svuotamento ed è utilizzato da San Paolo nella lettera ai Filippesi, laddove ci si riferisce all'incarnazione, dicendo che Cristo svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. La centralità della nozione di kenosis nel pensiero di Hegel è stato oggetto di numerosi studi nell'ultimo decennio. Nel contesto di un recente revival di studi hegeliani, anche la filosofia politica di Hegel ha attratto un'attenzione significativa e si è concentrata particolarmente sulla rilevanza del pensiero di Hegel per una teoria della giustizia. Inoltre, l'influenza di Hegel su una larga parte della teologia politica è così evidente che i numerosi riferimenti alla filosofia hegeliana che appaiono in studi recenti non sono certo sorprendenti. Ma c'è una connessione tra la nozione hegeliana di kenosis e la teoria hegeliana di giustizia? E in quale misura questa connessione potrebbe essere rilevante per una valutazione della teologia politica di Hegel e del suo lascito, della sua eredità? In questo intervento io considero la dimensione kenotica del pensiero di Hegel concentrandomi sulla nozione di Entäußerung. In tedesco, Entäußerung letteralmente significa la separazione dell'io attraverso una esternalizzazione. Martin Lutero utilizzò questo termine nella sua traduzione della Bibbia per tradurre il termine greco kenosis. Il termine acquisisce poi una sua fisionomia specifica nell'idealismo tedesco in generale e nel pensiero di Hegel in particolare. Vorrei concentrare la mia attenzione soprattutto sull'Entäußerung come attività, come dimensione attiva. La tesi che intendo dimostrare è che la nozione hegeliana di giustizia è strutturata dal punto di vista funzionale come una forma di Entäußerung. Concluderò considerando i vantaggi che una tale interpretazione di giustizia come Entäußerung può offrire in termini di cambiamento sociale e progresso quando la si compari con altre interpretazioni. Ritengo che una tale interpretazione della giustizia possa fornire un contributo significativo anche nel contesto della contemporanea crisi della giustizia e per l'elaborazione di una nuova teologia politica degli oppressi.